E adesso vi siete lasciati? Fai lo spiritoso? Spesso la gente pensava che Marcus volesse fare lo spiritoso, quando invece era serio. Chissà perché, chiedere a sua mamma se aveva rotto con Roger era una domanda del tutto sensata, pensava. Avevano litigato di brutto, poi se n'erano andati in cucina, parlavano sottovoce e dopo un po' erano usciti con la faccia seria. Roger era venuto lì da lui, gli aveva stretto la mano augurandogli buona fortuna a scuola e se n'era andato. Perché dovrei fare lo spiritoso? Beh, a te cosa sembra? A me sembra che vi siete lasciati, ma volevo solo essere sicuro. Ci siamo lasciati. Quindi se n'è andato? Sì, Marcus, se n'è andato. Pensava che non ci sarebbe mai abituato. Roger gli piaceva abbastanza e qualche volta erano usciti tutti e tre assieme, ma adesso non l'avrebbe più visto. Non che gli importasse, ma a pensarci su, era un po' strano. Una volta era andato in bagno assieme a Roger, quando stavano entrambi per farsela addosso dopo una gita in macchina. Ti verrebbe da pensare che due che hanno fatto la pipì assieme non dovrebbero perdersi di vista. E la sua pizza? Avevano appena ordinato tre pizze quando avevano cominciato a litigare e non erano ancora arrivate. Ce la divideremo se abbiamo fame. Ma sono grandi! E poi Roger non ne ha ordinata una col salame piccante? Marcus e sua madre erano vegetariani, Roger no. Beh, la butteremo via, disse lei. Oppure potremmo toglierci il salame. Penso che non te ne mettano tanto comunque. E soprattutto formaggio e pomodoro. Marcus, in questo momento non riesco proprio a pensare alle pizze. Ok, scusa. Perché vi siete lasciati? Oh, per tanti motivi, non so proprio come spiegartelo. Marcus non era meravigliato che non sapesse spiegare che cosa era successo. Aveva sentito più o meno tutta la discussione e non ne aveva capito una sola parola. Sembrava che da qualche parte mancasse qualcosa. Quando lui e sua mamma discutevano, si riusciva a cogliere l'importante. Troppo, troppo caro, troppo tardi, troppo piccolo, fa male ai denti, l'altro canale, compiti, frutta. Ma quando discutevano sua mamma e i suoi fidanzati, potevi stare ad ascoltare per ore senza riuscire comunque a cogliere il nocciolo, l'essenza, l'equivalente della frutta dei compiti. Era come se gli fosse stato ordinato di litigare e loro saltassero fuori con la prima cosa che gli veniva in mente. Bentornati a questo nuovo episodio di Sfogliando qua e là. Oggi parliamo di un romanzo del 1998. L'autore è Nick Hornby e il titolo è Un ragazzo. Il titolo originale è About a Boy, dal quale è stato anche tratto un famosissimo film. Mi sono avvicinata a quest'autore da poco e sto cercando di recuperare il tempo perduto. In questo primo momento, in questo primo inizio di trasmissione, avete sentito l'incipit del romanzo. L'incipit del romanzo è in mano a uno dei due protagonisti, uno dei due ragazzi di cui parla effettivamente il romanzo, Marcus. Marcus è un ragazzino di 12 anni, figlio di due genitori divorziati, che vive con la madre. Ha vissuto fino a pochissimo tempo prima a Cambridge, fuori Londra. Poi, dopo la separazione dei genitori, la madre ha deciso di trasferirsi in città, cambiando lavoro, cambiando vita e cambiando totalmente tutto il contesto nel quale si trovano a vivere, ma mantenendo intatta quella che è, la sua anima più profonda. La mamma di Marcus, così come il padre, è una profonda anticonformista, quasi una hippie sopravvissuta agli anni 70. Ci troviamo nella Londra del 1994 e al figlio dodicenne di questa donna è proibito giocare con i videogiochi, è quasi proibita del tutto la televisione, la musica si restringe, diciamo così, il campo musicale del figlio si restringe a quella che è la musica classica, in particolare quella del pianoforte che lei suona, e al cantante preferito Joni Mitchell. Tutto il resto, diciamo così, esce, esula dal contesto familiare. Questo crea naturalmente qualche piccolo problema a Marcus, soprattutto ora che si trova a dover affrontare una nuova scuola e dei nuovi compagni, ma soprattutto una nuova realtà, che è una realtà metropolitana fatta di dodicenni che ascoltano la musica dei Nirvana di Kurt Cobain e giocano costantemente con i loro videogiochi. Quanto era fico Will Freeman? Fico così! Negli ultimi 3 mesi gli era capitato di andare a letto con una donna che non conosceva molto bene,
5 punti, aveva speso più di 300 sterline per un giubbotto, 5 punti, aveva speso più di 20 sterline per un taglio di capelli, 5 punti, ma com'era possibile spendere meno di 20 sterline per tagliarsi i capelli nel 1993? Aveva più di 5 album di pop, 5 punti, aveva provato l'ecstasy, 5 punti, ma in una discoteca e non semplicemente a casa come pure esercizio sociologico, 5 punti extra. Alle prossime elezioni intendeva votare laburista, 5 punti, guadagnava più di 40.000 sterline l'anno, 5 punti, e non doveva sgobbare molto per guadagnarle, 5 punti più altri 5 punti extra che si assegnò per non dover sgobbare affatto per guadagnarle. Aveva mangiato in un ristorante che serviva polenta e parmigiana a scaglie, 5 punti, non aveva mai usato un preservativo aromatizzato, 5 punti, aveva venduto i suoi album di Bruce Springsteen, 5 punti, si era fatto crescere il pizzo, 5 punti, e se l'era anche tagliato, 5 punti. Il guaio era che non aveva mai fatto sesso con una donna la cui foto fosse apparsa sulla pagina di costume di un giornale o di una rivista, meno 2 punti, e che in tutta onestà l'unica cosa vagamente simile a un principio etico in Will era la sua convinzione che mentire su se stessi nei test fosse del tutto sbagliato. Continuava a credere che con una macchina veloce è facile far colpo sulle donne, meno 2 punti. Ciò nonostante, anche così arrivava a 66. Stando al test, era un fico maturo, di prima qualità e pronto da gustare. Frick, il frico d'India. Will non sapeva quanto andassero presi sul serio i test, ma non poteva permettersi di pensarci. Essere fico secondo le classifiche di una rivista maschile era per lui quanto di più vicino ci fosse a una sorta di realizzazione. Momenti come questi dovevano essere custoditi gelosamente. Fico maturo, tutto da gustare, più di così si muore. Chiuse la rivista e la rimise su una pila di riviste simili che teneva in bagno. Non le conservava tutte perché ne comprava troppe, ma questa non l'avrebbe buttata via tanto presto. Ed eccolo qui il nostro ragazzo, il ragazzo del titolo. Will Freeman è un giovane 36enne londinese, estremamente trendy, estremamente alla moda e forse un po' superficiale, ma questo sta al lettore poi giudicarlo. Cosa fa nella vita Will Freeman? Non molto, o meglio, Will Freeman è il figlio di un musicista che ha prodotto una sola grande canzone di successo, la super slitta di Babbo Natale. Dopo quella canzone, che gli ha fruttato moltissimo successo, il padre di Will non è stato più in grado di comporre nient'altro. O meglio, nessun'altra canzone composta dal signor Freeman ha poi ha avuto lo stesso successo della super slitta di Babbo Natale. Will Freeman è un 36enne che vive di rendita grazie alle royalties della super slitta di Babbo Natale. La sua principale occupazione quindi è far passare la giornata. E come la fa passare? La fa passare partecipando alle feste, leggendo riviste, sfogliando giornali, leggendo romanzi, ascoltando musica, partecipando ad eventi, andando a cene, conoscendo donne e portandosele a letto. Diciamo che queste sono più o meno le attività principali del nostro Will Freeman. Tutto questo sta per cambiare. All'alba dei 36 anni moltissimi dei suoi amici iniziano a sposarsi e ad avere dei figli. E lui si ritrova con pochissime prede ancora da catturare, le donne scarseggiano sempre di più e quelle che sono ancora sul mercato, diciamo così, iniziano a chiedere ad un uomo della sua età un determinato tipo di impegno. Cosa si inventa quindi il nostro Will Freeman? Il nostro Will Freeman si inventa un figlio, ebbene sì, per appurato che le mamme single con figli a carico sono più sensibili al fascino dell'uomo, del ragazzo padre, si inventa un figlio, Ned, di 2 anni, e si iscrive a un gruppo per genitori single, un gruppo di ascolto per genitori single, dove fa la conoscenza di un sacco di persone e di varie donne, tra l'altro. È proprio attraverso questa bugia di Will che i nostri due ragazzi si conosceranno. L'incontro avverrà in una situazione veramente molto drammatica che stravolgerà la vita di entrambi e da questo incontro non potrà che nascere un rapporto che sconvolgerà entrambi per l'intensità, per l'importanza del rapporto che si andrà sviluppando e che quindi rimescolerà le carte per rimettere in gioco tutte le certezze che i nostri due ragazzi, il 12enne e il 36enne, fino a quel momento avevano. Cosa vuoi, Marcus? Non hai compiti da fare? Sì, vuoi aiutarmi?
Non era questo quello che volevo dire. Volevo dire, perché non te ne vai a casa a farli? No, li faccio dopo cena. Non dovresti fumare, sai? Non dovrei, lo so. Ma grazie per avermelo detto. A che ora torna a casa tua mamma? Più o meno adesso. Appunto. Marcus lo ignorò e cominciò a curiosare in giro per l'appartamento. L'ultima volta aveva notato solo che non c'era alcun Ned e gli erano sfuggite un sacco di cose: lo splendido hi-fi, le centinaia di CD, le migliaia di dischi e cassette, le foto in bianco e nero di gente che suonava il sassofono e i poster dei film appesi alle pareti, il parquet, il tappeto. L'appartamento era piccolo, cosa che lo stupì. Se Will guadagnava quello che Marcus pensava che guadagnasse, allora avrebbe potuto permettersi qualcosa di molto più grande. Era uno sballo comunque. Se Marcus avesse avuto un appartamento tutto suo, sarebbe stato proprio come quello, anche se forse avrebbe scelto dei poster diversi. Will aveva poster di vecchi film che lui non aveva neanche mai sentito nominare: La fiamma del peccato, Il grande sonno. Marcus avrebbe sicuramente avuto Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi e Free Willy, un amico da salvare, e non avrebbe avuto Cerbero 3 o il demonio. Almeno per il momento. La giornata dell'anatra ammazzata gli aveva veramente fatto passare la voglia di cose di quel genere. Bell'appartamento. Grazie. Piccolino però. A me basta. Ma potresti prenderti qualcosa di più grande se volessi. Mi sta bene questo qui. Hai un sacco di CD. Più di chiunque altro io conosca. Marcus si avvicinò per guardarli, ma in realtà non sapeva che cosa cercare. Iggy Pop, disse, e rise per il nome buffo, ma Will lo guardò e basta. Chi sono quelli appesi alle pareti? Quei tipi col sassofono e con le trombe? Sassofonisti e trombettisti. Sì, ma chi sono? Perché sono lì sulla tua parete? Quello è Charlie Parker e quello è Chet Baker. E sono sulla mia parete perché mi piace la loro musica e perché sono da sballo. Perché sono da sballo? Will sospirò. Non lo so. Forse perché si drogavano e sono morti. Marcus lo guardò per vedere se stesse scherzando, ma non sembrava. Marcus non avrebbe voluto sulle sue pareti foto di gente che si drogava e moriva. Avrebbe voluto dimenticare tutto di quel genere di cose, non averle sotto gli occhi ogni giorno. Lungo tutto il corso del romanzo, noi assistiamo alle vicende, di questi due personaggi raccontate alternatamente dal punto di vista di Marcus e dal punto di vista di Will. Chiaramente due punti di vista diametralmente opposti a volte, non sempre così diversi come ci si potrebbe aspettare vista la differenza di età. Spesso Will chiede a Marcus di considerarlo più o meno alla stregua di un suo compagno di classe. Il 36enne infatti cerca sempre di sfuggire le responsabilità e il ruolo di adulto che lo investe di responsabilità ovvie per chiunque, tranne che per lui. Marcus, dal canto suo, ha questa visione un po' scanzonata, un po' naif della vita, che viene incrinata dalla depressione della madre. Nel momento in cui la mamma di Marcus entra in depressione, praticamente all'inizio del romanzo, la sua visione del mondo non si incrina, non ha più le certezze che aveva una volta e quindi va a cercare un qualcosa in questo 36enne che sembra condurre la vita ideale. Chiaramente conduce la vita ideale per un ragazzino di 12 anni, ma è davvero la vita ideale per un quasi quarantenne? Questa è la domanda alla quale, Will cercherà di rispondere nel corso del romanzo. Non vi anticipo quale sarà la risposta che si darà alla fine. Un romanzo veramente molto piacevole. La lingua di Nick Hornby scorre molto rapidamente, è molto leggera. Il romanzo si legge veramente facilmente. Non ci sono grosse divagazioni, non ci sono grosse descrizioni. Hornby dice pane al pane, vino al vino. Le vicende sono molto chiare, le opinioni dei personaggi sono nette, più andiamo avanti nella storia, più ci sembra di conoscerli e di sapere quali sono i sentimenti che provano e in qualche modo ci aspettiamo anche, le decisioni che poi prendono. Un romanzo veramente carino che mi ha riconfermato il mio amore per Nick Hornby, non vedo l'ora di vedere il film per sapere se, tutto ciò è stato poi rispettato dalla trasposizione cinematografica. Con questo io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo episodio di Sfogliando qua e là e vi ricordo che il testo di cui abbiamo parlato oggi è un testo del 1998. Il titolo è Un ragazzo e l'autore è Nick Hornby. Buone letture!